Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 9 febbraio, noi ricordiamo il beato Leopoldo da Alpandaere. Ascoltiamo. Francisco Tomás nasce ad Alpandaere, nella provincia di Malaga, nella Spagna meridionale. Era un pastorello con la corona del rosario sempre in mano. Non la lasciava nemmeno quando coltivava la terra. La sua vocazione nacque dopo aver ascoltato la predicazione di due cappuccini nel 1894 a Ronda. Vestì l'abito nel convento di Siviglia a 35 anni, cambiando il nome da Francesco a Leopoldo. Dopo la sua prima professione, si dedicò all'orto nei conventi di Siviglia, Antequera e Granada, dove emise i voti perpetui il 23 novembre del 1903. Quando divenne elemosiniere, fu l'occasione di contatto con uomini di varia umanità. Caricava su di sé i fardelli degli altri ed era sempre pronto a servire, comprendere, aiutare ed amare. Camminava per le strade a piedi nudi, sgranando il rosario e con lo sguardo rivolto verso il cielo. Il suo vice postulatore, padre Alfonso, nelle testimonianze raccolte, affermò che ogni volta che riceveva un'elemosina recitava tre Ave Marie e il solo sentirlo pregare faceva venire i brividi. Subì la persecuzione spagnola, ricevette insulti e minacce di morte. Quasi tutti i giorni lo prendevano a sassate e un giorno sfuggì alla lapidazione solamente perché un uomo intervenne in sua difesa. Nel 1953 si fratturò il femore cadendo dalle scale. Riprese a camminare con l'aiuto di due bastoni. Frate Leopoldo morì il 9 febbraio del 1956 e molte furono le persone che si recarono a Granada per l'ultimo saluto. Ancora oggi la visita al suo sepolcro non si è interrotta. Il suo vice postulatore affermò che fra Leopoldo testimoniò il mistero di Cristo povero e crocifisso con l'esempio e la parola, al ritmo umile e orante della vita quotidiana. Numerose sono le grazie attribuite alla sua intercessione. La sua causa di beatificazione si aprì nel 1961 e Papa Benedetto XVI a Granada lo dichiarò beato il 12 settembre del 2010. Ci sono storie di santità che ci lasciano a bocca aperta per i prodigi, per i miracoli, e ci sono altre che invece ci sorprendono per l'umiltà di vita e per la testimonianza di assoluta mancanza di eccezionalità e di prodigi. E forse questa è proprio la storia del beato Leopoldo, che ha vissuto una vita semplice. Gli è stato affidato il ministero della portineria e da lì lui ha saputo entrare nella vita di tante e tante persone, guarire tante e tante anime nella quotidianità, nell'ascolto, semplicemente nella presenza, capendo quali erano i bisogni delle persone, conquistando la loro fiducia, tanto da fare aprire loro i cuori e poi andare a curare lì dove serviva con tanti piccoli gesti concreti, tanto che il ministro generale dirà di lui: è indubitabile che fra Leopoldo, incontrandolo, affascina fin da subito per il suo essere semplice, naturale, senza artifici, sincero e retto, evangelicamente povero, un povero credente e candido, semplice e discreto, che ha saputo sempre mettersi in secondo piano, servendo nell'anonimato e nell'umiltà. Oggi allora chiediamo questo insegnamento al beato Leopoldo, quello di riuscire a metterci in secondo piano. Dobbiamo ammettere che, vuoi o non vuoi, c'è sempre in noi uno sgomitare per metterci al primo posto, o se non c'è, a volte questo è solamente un modo di covare invidia al proprio interno senza neanche mettersi in gioco. No, noi vogliamo un equilibrio, vogliamo il posto che ci spetta senza rubare quello che spetta ai nostri fratelli, nell'umiltà, nella pazienza e
e nel riservo, ma con una grande fede. Beato Leopoldo, prega per noi.